Cari amici, buongiorno da Serafino Massoni. Oggi è Ferragosto. Oggi è 15 agosto 2008. Io ieri avevo collocato sul web un filmato intitolato Vladimir Putin e la Georgia, dove me la prendevo un po' con i due grandi intellettuali francesi, André Glucksmann e Bernard Henry Levy, che avevano pubblicato un loro scritto a quattro mani sul Corriere della Sera di mercoledì 13 agosto 2008. Oggi cosa avviene? Che sul Corriere della Sera Pierluigi Battista, che mi pare sia uno dei vice direttori, comunque una firma del Corriere della Sera, scrive un suo editoriale che appare in breve in prima pagina ed è intitolato L'assolutismo etico. Pensate che titolo altisonante. E in questo editoriale Pierluigi Battista riprende anche lui, con un giorno di ritardo nei miei confronti, riprende anche lui l'articolo dei due grandi intellettuali francesi, André Glucksmann e Bernard Henry Levy. Anche lui, un giorno dopo Serafino Massoni, ma non c'è niente di male, e che fa? I rischi dell'assolutismo etico, che fa? Il suo editoriale, il suo scritto, lo scritto di Pierluigi Battista, andrebbe letto almeno 100, 150, 200 volte per capire veramente dove vuole arrivare. Perché si tratta di giornalisti che dicono e non dicono, dicono e disdicono, lanciano il sasso e nascondono la mano, non si esprimono in maniera chiara, hanno paura di rivelare le loro idee. Sapete, non vogliono scontentare nessuno, come si dice, dare un colpo alla botte e un colpo al cerchio. Divertitevi, amici miei, divertitevi, non c'è bisogno che comprate il Corriere della Sera, lo potete leggere pure su internet. Digitate i punti giusti e andate a leggervi questo, diciamo così, editoriale, ritengo, che appare, c'è il richiamo in prima pagina, l'assolutismo etico di Pierluigi Battista, un piccolo richiamo in prima pagina, e poi date a pagina 41 e continua, cambia il titolo, i rischi dell'assolutismo etico. Allora, assolutismo etico, secondo il linguaggio esoterico di Pierluigi Battista, l'assolutismo etico sarebbe proprio quello dei due intellettuali francesi appena nominati. Però lui vuole distaccarsi da questo assolutismo etico che sconfina nel solipsismo metafisico, vuole staccarsi, vuol far capire che la sua posizione si distingue da quella di questi due intellettuali, si fa per dire, intellettuali francesi, però non ha il coraggio di dirlo chiaramente. Allora ci gira attorno con frasi lunghe, elaborate, complesse, con frasi con le subordinate, per cui uno, se non sta attento, mica capisce niente, non ci si capisce niente in questo editoriale, non si capisce quale sia la vera posizione di Pierluigi Battista, capito? Tipica espressione giornalistica della borghesia, la quale dà un colpo alla botte e un colpo al cerchio, non posizioni chiare, nette. Non si vuol dire che Serafino Massoni non vuol dire che il bene, tra virgolette, sta tutto da una parte e il male sta tutto dall'altra, però tu lo devi dire qual è la tua posizione, sii chiaro quando ti esprimi, non mi fare queste frasi lunghe con mille subordinate, mille coordinate e dove non si capisce bene. Pierluigi Battista si vergogna, ha paura di prendere le distanze dai due intellettuali francesi, perché sono due intellettuali francesi, non si possono prendere le distanze. Però lui vorrebbe prendere le distanze, ma non lo fa capire bene. In pratica la posizione di Pierluigi Battista
È la stessa posizione che Serafino Massoni ha espresso nel suo filmato di ieri intitolato Vladimir Putin e la Georgia. Stessa posizione, solo che io, Serafino Massoni, l'ho detto chiaro e tondo come stanno le cose sul piano della Realpolitik. Pierluigi Battista non ci riesce, ha paura. Hanno paura questi giornalisti, capito, della borghesia, perché vorrebbero stare un po' di qua e un po' di là, un po' a destra, un po' a sinistra, non scontentare nessuno dei propri lettori, perché la platea dei lettori è variegata, allora le cose si devono dire in modo che si capisce, non si capisce, in maniera che tu sei sempre pronto poi a fare una smentita e via di seguito. In pratica Pierluigi Battista dice esattamente, con parole esoteriche, misteriose, quello che io ho detto ieri. E cioè che qua è inutile continuare a stracciarci le vesti, i capelli. Quello che sta facendo Putin fa parte della Realpolitik. Putin non può consentire che la Georgia si stacchi, no, è già staccata perché è stato indipendente, ma che la Georgia, che sta ai propri confini ed è in strettissimo rapporto con la Russia tramite quegli staterelli minori che sono oggetto del conflitto, non può consentire che la Georgia entri nell'ambito della NATO. E di certo la Georgia ha sbagliato a fare una guerra illudendosi di un eventuale intervento americano per il semplice fatto che la Georgia è alleata dell'America. Ci sono interessi complessi in ballo, interessi complessi di cui ho parlato nel mio filmato di ieri, per cui prego gli ascoltatori di andare, dopo aver ascoltato, visto questo filmato, di andare a vedere anche il mio filmato di ieri intitolato Vladimir Putin e la Georgia. Ecco, io ora termino invitandovi però a divertirvi leggendo questo intervento odierno di Pierluigi Battista. Un intervento dove si fa di tutto per non far capire niente, in modo di essere sempre pronti a smentire, a modificare qualora ci fosse una presa di posizione contro Pierluigi Battista, il quale anche non vuole sporcarsi mettendosi chiaramente contro i due intellettuali francesi che scrivono come se la vita sulla Terra fosse una vita angelica, come se la nostra Terra fosse una specie di platonico iperuranio dove tutto avviene secondo certe regole idilliache. Va bene, cari amici, mi raccomando, vi invito a vedere il filmato di ieri, Andrea Putin e la Georgia. Grazie se mi avete seguito e tanti saluti da Serafino Massoni.